Siamo entrati nel rifugio Rocket dove abbiamo scoperto che i Rocket lavorano e non solo, hanno dei Pokémon un po' inusuali per dei Rocket. Dopo esserci fatti strada tra tanti teletrasporti, anche i Rocket hanno scoperto di essere dei meme. Dopo aver distrutto praticamente ogni singola recluta Rocket, siamo riusciti a trovare la stanza dove Rudy e il capo Giovanni, perché Giovanni è il capo dei Rocket. L'abbiamo sfidato e giustamente l'abbiamo mandato a casa sua. Perché Rudy è una sega, è stato tipo asfaltato in 2 secondi e ha chiesto al primo che passa di fare quello che avrebbe dovuto fare lui, perché lui è molto responsabile e non ha senso. Però ok, va bene. E dopo un altro set map tile fatto male, compare quella checca di rosso che si fotte la roba e tante gregose, ci vediamo a Selcepoli. Ci mettiamo quindi in marcia per Selcepoli tra tentacle che non ci lasciano scappare e altre cose brutte. Ed una volta raggiunto Selcepoli, veniamo a scoprire che l'Arena delle Virtù ha lasciato spazio ad un concessionario di mattoni. E lì troviamo un buon signore che ci regala una splendida macchina della polizia praticamente. E poi salta sopra le case ed è tipo sbagliata fisicamente. Ok. Ah, e può anche saltare, perché è risaputo che le macchine della polizia possano saltare. Già. Dopodiché Rosso viene arrestato perché è un imbecille, e per salvarlo dovremo farci un viaggetto fino a Ciclamipoli, in quella che il creatore ha deciso di chiamare autostrada. E dopo un paio di percorsi velocissimi arriviamo direttamente a Cuor di Lava, dove un simpatico malavitoso ci dice che un suo sottoposto probabilmente lo sta tradendo. E quindi, se vogliamo informazioni per liberare Rosso, ci dobbiamo insomma fare i cazzi suoi e fare noi il lavoro sporco, perché sì, ormai è diventata una tradizione. E dopo aver sconfitto un misero ciccione nel passo selvaggio, ecco che abbiamo tutto l'occorrente per asfaltare, o così dovrebbe essere, la polizia a Ciclamipoli. Quindi ci dirigiamo mai livelli. Porca na, che cazzo è? A questo punto, dato che solamente Macaroni è in grado di resistere ed infliggere danni pesanti ai Pokémon avversari, decidiamo di tornare nella stanza dello spirito e del tempo per addestrarci e quindi per affrontarli di nuovo a cazzo duro e mandarli a casa loro. Anche se ci sono già. Riusciranno dunque i nostri eroi a sconfiggere i nemici e a portare a termine questa sbilanciatissima Axe Krausa?